sì. Aspetta, aspetta, che c'è il zio. Uff. È acceso. È acceso. Sì. Se vai in automatica in rugby, posso regalare. Guarda qua c'è questo. Marco, chiudete le amichevoli estive con la vittoria, avversario ovviamente differente rispetto alla Real Sociedad, però qualche passo in avanti si è visto. Sì, no, abbiamo fatto comunque un test era importante per noi, perché comunque per capire come stavamo. Abbiamo fatto una partita, insomma, con intensità, e quello che ci ha chiesto il mister, nonostante l'avversario, anche se comunque hanno fatto molto bene anche loro, lo dobbiamo ammettere, però siamo stati bravi, abbiamo fatto cose provate in allenamento e poi vedremo, da domenica ci saranno partite più importanti, cominciamo quelle ufficiali, quindi ci teniamo a far bene. Ecco, la squadra è pronta per gli impegni ufficiali, secondo me? Sì, sì, no, abbiamo lavorato benissimo in questo ritiro. L'abbiamo dimostrato anche con l'amichevole, al di là dei risultati, insomma la squadra c'è, abbiamo fatto cose positive, quindi ti ripeto, siamo felici perché dopo questo mese di ritiro cominciamo il calcio vero, aspettiamo il campionato che è molto importante, però passiamo da questa Coppa Italia che, insomma, la gente ci tiene, anche noi. Ritrovate il Brescia dopo quella famosa partita che vi ha regalato la salvezza l'anno scorso, sarà un po' diverso però? È diverso, ha cambiato tante pedine, però insomma sono comunque una buona squadra, ti ripeto, per noi è importante iniziare bene, partire bene, anche per il morale, è già da domenica. L'ho chiesto anche a Montella, tu cosa ne pensi di questo scontro sul contributo di solidarietà? Gli scontri purtroppo ci sono, però, e ci saranno, ti ripeto, ora vediamo. Vi è stato detto che siete viziati. Ma sì, ma ognuno c'ha il suo modo di vedere le cose, insomma siamo al di là dei vizi che possiamo avere, siamo umani anche noi, abbiamo le nostre cose, abbiamo i nostri problemi come tutte le persone normali.